Bartolomeo Cantelmo, sindaco di Vairano Patenora. Amministrazione sotto attacco, soprattutto per la sentenza Lanfredi, per il debito Lanfredi che pesa sull'ente. Si parla addirittura di possibile dissesto. Sì, intanto grazie per l'intervista, ci consente di portare un po' di luce su una vicenda di cui si sta parlando abbondantemente negli ultimi mesi. E questa vicenda è nata nel lontano 91 con altre amministrazioni, allora si è trascinata per ben 23 anni e questa è una delle prime note che vorrei sottolineare, cioè l'incapacità della giustizia italiana di dare una risposta a quelle che sono le problematiche che un cittadino allora ha posto, qual era l'allegamento di uno scandinato, per un giusto eventualmente risarcimento se c'erano condizioni da parte dell'ente o di chi era colpevole. Questa vicenda si è trascinata per 21 anni almeno. Sindaco, chiedo scusa, ma in uno scantinato è possibile stivare della merce? È legale? Questo non posso essere a rispondere, perché c'è stata una sentenza, c'è stato un GTU, c'è stato degli accertamenti sicuramente, evidentemente se la sentenza si è espressa, è stata quella, si può fare evidentemente, però io non sono... io a poter rispondere a questa domanda, non faccio l'ingegnere, non faccio il tecnico, non faccio il CTU, quindi faccio il mio mestiere di medico, quindi non posso rispondere. È una vicenda che ha dei chiariscuri sicuramente, mi sono letto un po' tutte le carte, ci sono delle cose nella fase iniziale molto discutibili, ma ormai queste sono superate, parliamo di qualcosa superato. Si è arrivata a una prima sentenza favorevole all'ente, una seconda sentenza, quella di cui si parla molto, del 2013, cioè a distanza di 22 anni, sfavorevole all'ente. A quel punto noi nel 2013 avevamo una sentenza che posso leggere perché si sono dette tante cose, la cosa più precisa per chi gli ascoltatori è leggerla, se qualcuno vuole venire a leggerla sul comune è qualcosa di pubblico, quindi non sono problemi. La sentenza del 2013, la numero 4155 2013, che ci piove addosso, stiamo da pochi mesi insediati, altre le sapevamo, le avevamo risolte, leggi Vedova Verso, Vairano Scalo, scuole medie, si trascinava agli anni 70 e stavamo pagando circa 700.000 euro, eravamo stati ingiunti di pagare, ma di questo ne parlava meglio l'assessore Zampagna che sta ricostruito tutte queste altre vicende di tipo... leggo il PQM della sentenza del 2013, la Corte di Appello di Napoli, quindi secondo grado, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Lanfredi Anna verso la sentenza 2649-2004, che era favorevole all'ente, del Tribunale di Santa Maria Capo Vetere nei confronti del Comune di Vairano Patenora, in persona del sindaco e della RAS assicurazione, perché c'è una vicenda che riguarda la RAS di cui poi parlerò dopo, in persona del legale rappresentante, accoglie l'appello e riforma la sentenza e condanna il comune di Vairano Patenora al pagamento in favore dell'appellante Lanfredi della somma di 138.594 oltre interessi legali calcolati come motivazione. Che sono questi? Interessi legali, totali interessi calcolati dal 29 settembre 1991, giorno dell'allagamento del misfatto, al 26/9/2013, pubblicazione della sentenza, totale interessi 103.688, per un totale 138.500 più 103.000 andava a 242.000, quindi la somma da pagare sicuramente in quel momento era 242.000 euro. Più altre cose che stanno elencate qui, ci sono sotto i 250.000 euro. A quel punto la scelta, andavamo da una sentenza di primo grado favorevole, secondo grado sfavorevole, che fare? Appellare, si va al terzo grado in quanto non è passato in giudicato, o pagare. Pagare significa probabilmente, questi fessi ne hanno fatto manco provato un ricorso, non si può mai sapere, considerate che c'è una vicenda dei chiari scuri sicuramente, di cui possiamo pure parlare, ma ci vuole un po' di tempo per entrare nei meandri della cosa, ma non ci conviene, la sentenza è sentenza. Noi decidemmo, avendo consultato l'avvocato che ci fece un prospetto, che teniamo logicamente in osservato agli atti, la convenienza, la temerarietà o meno della ulteriore appello, c'era, siccome la cifra non era poca, conveniva per l'ente tentarsi la gara, anche sapendo che in caso di sentenza negativa ci sarebbero state altre 10-15.000 euro da rimetterci, però davanti a 250, 15.000 euro possono, è la possibilità di ribaltare ancora una volta la cosa, ci siamo giocati la gara. Abbiamo tentato, questa è stata la colpa nostra, ma sempre negli interessi dei cittadini, per non cercare di risparmiare 250.000 euro, che poi in terzo grado siamo stati ulteriormente condannati, hanno confermato quando era stato espresso in secondo grado, qua si sposta il problema poi nella valutazione, ma questo
le sentenze c'è poco da valutare, solo per un fatto di bar, di chiacchiere praticamente. Tutto qui, adesso noi stiamo provvedendo, come la legge ci impone, una trattativa, abbiamo aperta e abbiamo che hanno accolto favorevolmente la controparte, una trattativa bonaria per cercare di ridurre al minimo questo esborso, c'è una trattativa in atto, speriamo di portarla a termine in tempi non lunghi, però siamo fiduciosi nella diciamo, buona volontà, nella collaborazione di questa famiglia, la famiglia Lanfredi, che sicuramente si rende conto, ma la sentenza va onorata, noi ci stiamo cercando in tutte le vie possibili, e l'assessore ci illustrerà qualcosa in più, per onorare questa sentenza come nostro obbligo. Quindi in sostanza, assessore, vice sindaco Sovino, questa vicenda non l'avete creata voi, non è, almeno secondo le parole del sindaco, è un qualcosa che avete ereditato e che avete cercato di gestire nella migliore forma possibile. Giancarlo, sì, in effetti non è per... questa è cronaca dei fatti, non è politica, perché molti poi tendono a mistificare le parole che dici. Non, qua nessuno vuole scaricare su altre responsabilità. Sono situazioni legali, come diceva il sindaco, e la giustizia che ha imposto tempi lunghissimi, come questa anche altre. Quindi non è colpa delle passate amministrazioni o di altri soggetti, è colpa di una giustizia italiana che è farraginosa fino all'inverosimile e che oggi però scarica su questa amministrazione, che è anche la precedente, una marea di debiti. Marco poi farà un excursus più preciso, ma quello che posso dire è che per una congiuntura sfavorevole, astrale, insomma per qualsiasi negatività che ci è piombata addosso, stiamo scontando una marea di debiti che preclude moltissimo. Perché la nostra amministrazione, da ormai sono 6 anni, continua a fare dei bilanci che sono quasi sempre in emergenza, perché corriamo appresso a sentenze, a debiti pregressi non saldati, a situazioni pesanti. E non sono situazioni, sai, di poco conto, il debito di 10-20 mila euro che gestisci con il tuo bilancio, ma sono, perdonatemi il termine, mazzate vere e proprie, perché il sindaco ci dava l'idea diverso, è una somma importantissima, questa sono un'altra somma importantissima. Ci sono altre situazioni che sono, la più piccola forse è intorno ai 50-60 mila euro. Ma insomma, questo ente rischia il dissesto finanziario? Ma guarda, penso che se non ci fosse stata questa amministrazione già sarebbe andato in dissesto questo ente. Perché questa amministrazione, conscia del fatto che il dissesto procura all'amministrazione pochissimo danno, se noi andassimo in predissesto forse saremmo anche più sereni nell'amministrare, perché entra in gioco tutta una serie di altre norme di salvaguardia dello Stato che ti permettono di poter fare altro. Invece noi abbiamo cercato, in tutto questo contesto di grandi difficoltà, di non pesare sulle tasche dei cittadini. Il dissesto, Gianca, non fa altro che far sì che tu porti le aliquote delle tasse comunali al massimo, che viene nominato un commissario per il ripiano del riparto dei debiti, quindi una serie di spese aggiuntive che vanno a gravare sulla tasca dei cittadini e che non solo fanno male alla comunità veranese, ma impongono a tutto il contesto veranese uno sforzo enorme. Noi stiamo cercando, nei limiti del possibile, perché non so fino a quando riusciremo a gestire queste situazioni debitorie, se arrivassero altre situazioni del genere sarebbe in grossa difficoltà, però stiamo cercando di portare avanti una politica da, come dice il fesso del sindaco, da bombardi di famiglia, cioè cercando di pagare tutti ma non di affossare il comune. Assessore Zanfagna, allora ci illustra un po' questa situazione drammatica dei debiti. Allora, la situazione è drammatica, però onestamente non siamo al punto del dissesto. Da premettere che prima del dissesto c'è il predissesto che permette per legge di spalmare tutti i debiti fuori bilancio nell'arco di 10 anni. Noi non siamo arrivati e non vogliamo arrivare a questo. Noi nel momento in cui l'amministrazione Cantelmo si è insediata nel 2012 ci siamo trovati con debiti pregressi per circa 1 milione di euro attualmente tutti pagati. Tra cui ne voglio fare giusto qualche esempio, 630 mila euro della vedova Verso, inizialmente erano 8,60, poi con una trattativa siamo usciti a 6,30. C'era un debito di dono nei confronti della provincia di 117 mila euro, il tecnico Mancini per 40 mila euro, arretrati Enel per 68 mila euro, sentenza Orabona 24.000 euro, poi c'erano delle rimanenze di sentenze stradali da pagare gli avvocati 18.000 euro, Beghelli 13.000 euro, pare forniture, spese comunque per un totale di circa di 1 milione di euro, che attualmente questo 1 milione di euro è stato tutto pagato. Adesso
dopo siamo arrivati alla questione della sentenza Lanfredi, che adesso stiamo, come ha spiegato il sindaco, valutando e cercando di inserire. Allora, il comune attualmente non è in rischio di dissesto. Attualmente noi abbiamo un bilancio che attualmente è di 3 milioni e 5 orientativamente, con spese fisse di intorno ai 2 milioni 960. Quindi quel poco che rimane è quello che noi riusciamo a spendere per manutenzioni stradali, manutenzione ordinaria e compagnia. Quindi un bilancio di emergenza, come ha detto prima. Esatto, un bilancio di emergenza. Con la questione Lanfredi, giustamente un'altra botta, come diceva il vice sindaco, che dobbiamo risolvere. Certamente non potremo risolvere un'unica soluzione, quindi c'è una transazione in atto che già abbiamo valutato di diluirla almeno in 3 anni. Dividendola in 3 anni, noi riusciamo comunque a coprirla con il nostro bilancio comunale e riusciamo a pagarla. Questa è la situazione un po' tutti noi non abbiamo mai voluto, perché dichiarare dissesto per noi sarebbe molto semplice, è la cosa più semplice, però dichiarare dissesto tu vai a rovinare tutti i cittadini di Vairano, che schizzano al massimo tutte le aliquote e tutto il resto. E quindi noi abbiamo preferito fare anche meno servizi, dare meno servizi ai cittadini, perché le risorse queste sono, di più non ci sanno, e cercare comunque di riparare tutti i debiti che questo comune ha e avrà. Consigliere Brunetti, lei si occupa tra le altre cose anche di urbanistica. Sì. Ci spiega la questione Corvi Acquerelli? Allora, diciamo che la questione Corvi Acquerelli è stata una delle prime attività a cui ho posto l'attenzione. C'è un sito dismesso, o meglio non ultimato, un'opera pubblica non ultimata dagli anni 80 che rappresentava per la comunità comunque uno scempio. Allora io ho cercato di trovare mezzo di riqualificarlo. Quindi tramite un progetto finanziato dall'Unione Europea, quindi un PSR, un piano di sviluppo rurale, avevo proposto una riqualificazione appunto del sito, collegandolo soprattutto allo sviluppo dei sentieri, della rete sentieristica presente su Monte Caievola. Quindi diciamo c'era un progetto, un infopoint, insomma un'attività collegata con il turismo che si poteva sviluppare. Niente, purtroppo questa attività, questo progetto, diciamo, l'ho dovuto un attimo mettere da parte in quanto per sopperire, ecco, ai debiti fuori bilancio sopraggiunti così improvvisamente, come appena spiegato dai colleghi, e l'abbiamo dovuto inserire nel piano delle alienazioni. Spero tanto che come si è fatto per gli altri debiti riusciremo a risolvere anche quest'altro problema senza vendere questo sito. In caso di vendita il comune cosa ricaverà? Allora, in caso di vendita innanzitutto io in consiglio comunale ho proposto anche di fare una vendita frazionata, perché a differenza di quanto è stato posto in vendita negli anni passati, adesso è anche zona D, quindi zona industriale, artigianale, commerciale, quindi potrà essere frazionata. Diciamo che il frazionamento è un modo per garantire un piccolo introito, nel senso che se non si riesce a vendere per l'intero si potrebbe vendere in parte, quindi diciamo è vendibile, spero di no, spero che troveremo un altro modo, però è vendibile. Quindi diciamo il ricavo potrebbe essere variabile in funzione dei lotti che si potrebbero... Consigliere, ma abbiamo sentito parlare anche di parcometro in giro, sì. C'è un progetto per parcheggi a pagamento e roba del genere. Sì. Allora, io in effetti mi sono interessato anche di questa cosa, ho redatto un progetto di piani di sosta per le auto, nell'ottica di generare un introito economico per le casse comunali, ma anche di gestire al meglio la situazione parcheggi. E diciamo che è localizzato per lo più nella zona di Vairano Scalo, dove il traffico è più intenso e la necessità è maggiore. È già stato dato mandato tramite la giunta comunale, è stato dato incarico al settore polizia municipale di procedere con gli atti conseguenziali. Quindi spero che a breve sarà posto in atto. Insomma. C'è qualche altra cosa su cui lei sta lavorando?
Sì, allora urbanisticamente volevo dire che diciamo, sto iniziando a lavorare su un progetto su un piano colore da sviluppare soprattutto nella zona storica, intesa non come castello, come la zona sottostante, qua del Basolato, la zona di Marzanello, per dare una maggiore impronta diciamo, al nostro territorio. Oltre a questo, volevo sottolineare il fatto che grazie al piano regolatore, al PUC approvato nella precedente amministrazione, guidata sempre dal sindaco Cantelmo, abbiamo una grossa possibilità di sviluppo territoriale perché abbiamo tante zone D, il nostro territorio oltre ad avere la caratteristica di essere centrale, adesso abbiamo anche le zone D, quindi chi vuole sviluppare, avviare attività commerciali, produttive in genere, insomma, ha spazio per poter investire. E questo, diciamo, è un altro strumento di impulso all'economia, diciamo, per il paese. Vice Sindaco Supino, ma nei giorni scorsi c'è stato un po' di sconforto nella vostra amministrazione, qualcuno addirittura pensava di abbandonare, almeno questo si dice in giro, nel senso che davanti a queste difficoltà continue di bilancio, dice noi non possiamo amministrare, non possiamo fare politica, è vero questa cosa, risulta vera? Ma assolutamente sì, perché questa situazione è una situazione di pesantezza congenita che veramente ti porta allo sconforto, anche perché poi non riesci a dare risposte ai cittadini e poi è quello che poi i numeri che Marco prima diceva si traducono praticamente in questo, cioè tu non puoi erogare i servizi che vorresti e non puoi migliorare quelli che hai in atto. E quindi ti mortifica a livello amministrativo, ti mortifica come amministratore, anche perché ricordo che molti di noi sono al secondo mandato, quindi avevano programmato di sviluppare alcune cose che attualmente sono ferme. E qualcuno dice pure un mistificatore, il suo lui di turno, che è la nostra incapacità che non ci permette di fare questo. Beh, io rispondo in modo molto concreto, ma molti di questi soloni sono ex amministratori. Se noi non siamo stati capaci, ma lo potevano fare loro prima. Era più semplice, no? Avremmo trovato strade asfaltate, marciapiedi puliti, paese pulito, cose che non abbiamo trovato. Quindi di emergenza in emergenza siamo riusciti ad arrivare ad una, non dico ottimale, ma buona ordinaria amministrazione. Oggi volevamo fare quel passo in più che non riusciamo a fare, perché la situazione è pesante, è veramente pesante, non è una battuta così. Quindi volevo pure dire una cosa di cui si parla tanto in piazza. Noi, qualche pseudo amico ci ha accusato che in tutto questo contesto di difficoltà continuiamo a prenderci l'indennità. Beh, Giancarlo, solo quest'anno, da questo bilancio, questa amministrazione lascia 40.000 euro di indennità. Ma nel corso del tempo magari poi il sindaco vi potrà dire meglio quante indennità abbiamo lasciato, cioè che cifra. La cosa invece che mi mortifica e mi fa arrabbiare, come dicevi tu, poi quello che poi all'interno della maggioranza diventa sconforto, è che di queste somme non siamo mai riusciti a destinare qualcosa a quello che noi volevamo. Cioè io non ho mai avuto la possibilità di poter comprare una giostrina, un bambino, una panchina, perché dovevamo sempre andare a ripianare situazioni di bilancio contingenti così pesanti che non ti dava la possibilità di fare questo. E questo è mortificante, poi ti porta allo sconforto, è logico. Sindaco, per chiudere, lei si sente o no un buon padre di famiglia nell'amministrare questo Ma ente? sicuramente la coscienza sta a posto, l'impegno c'è tutto, non solo mio ma di tutta l'amministrazione. È chiaro che il problema è grosso, davanti a deficit, davanti a mancanza di economie, tutta la volontà, tutto che vogliamo, notte e giorno ci Lei scervelliamo era fra quelli a sconfortati o dire era fra quelli come va. No, che... ma confesso un po' di sconforto perché, per esempio, un mio cruccio personale, ma di tutti, teniamo il problema alla scuola Sant'Agostino Vairano. Abbiamo la scuola da riconsegnare ai studenti, alle famiglie. Dopo 4 anni di lavoro per la ristrutturazione, per dare sicurezza a questo convento Sant'Agostino che rappresenta la storia di Vairano, è il nostro compito, io speravo veramente di riuscirci per quest'anno. Poi, allora, tu rinunci pure alle tue, abbiamo deciso di rinunciare al 50% per fare un po' di soldini, perché ci vogliono almeno 100.000 euro per completare questa opera di ristrutturazione di Sant'Agostino, che
che devo dire, e non ho paura di dirlo, è una di quelle cose nate male, e la colpa alla fine è di chi le gestisce. Noi ci troviamo col cirino in mano, ma se quella veniva concepito un po' di criterio in più nella programmazione dell'intervento, là probabilmente non stavamo qui con l'esigenza per ridarla ai cittadini, trovare 100.000 euro dal bilancio nostro a questo punto, perché è difficile avere un finanziamento su un finanziamento già dato, insomma è certo. Complicato. E quindi ahimè, ecco, con queste botte, come ha detto il mio vice sindaco, che arriva ogni tanto, ecco, noi la nostra miseria di indennità la destini là, ma quelle sono più di tanto non puoi dare. Allora corri a recimolare qua, a recimolare per fare un minimo. Il cittadino ha sempre ragione, perché non si rende conto, dice, ma come è possibile una scuola ridotta in quello stato? Abbiamo dei servizi negativi, hanno ragione, io dico, do ragione loro. Il problema, tornando alla domanda, la volontà c'è tutta, l'impegno c'è tutto, quindi la coscienza penso che sta a posto. Sicuramente sono risorse che non vanno distratte per motivi futili, per motivi obbligatori, tipo pagare sentenze, c'è un'ingiunzione, non puoi non pagarla, tipo le emergenze se ne stanno dando. Adesso, ma dicevo solo due cose per chiudere la bella mattinata, uno intanto verrà il nuovo servizio per la raccolta dei rifiuti solidi, dal settembre 3 dovremmo partire la nuova ditta, l'Eco c'è, e speriamo con questa di migliorare pure questo settore, che non siamo contenti di come attualmente il paese è sporco, sicuramente lo dico io, però c'è una ditta che sta a fine gestione, la famosa parla ambiente, commissariato eccetera eccetera, finalmente ancora non riusciamo ad avere l'antimafia della nuova ditta, per esempio, questo è lo sconcio italiano, la nuova ditta è pronta a partire, però chi è la nuova ditta? Eco c'è, che è assegnato dopo procedura regolare, però i tempi, ci vuole un anno per avere questi in Italia o in Campania, perché la prefettura di Napoli, che è scritto di Giuliano con la sede, ancora non gli lasciano di mafia, e i nostri tecnici hanno paura, sì, è possibile l'autocertificazione, queste cose qua, ma non è possibile che un sistema, un paese civile si deve aspettare un anno per sapere se questa ditta mi ci posso avere a che fare o meno, sicuramente sì, però le leggi mi impongono di avere il certificato di mafia, la prima volta, non mi basta l'autocertificazione. Però intanto nell'apertura di Napoli è scordato, sono 6 mesi, un anno, questo è uno sfoghi adesso così. L'altro, quindi questo comunque si partirà sicuramente il 3 settembre, che costi quel che costi, abbiamo deciso di partire, non possiamo tenere una risoluzione precaria sulla terza urbana, che è un biglietto da visita per la nostra cittadina attraversata da milioni di persone. C'è l'altra questione di Napoli, sta spaccando un po' il paese, vedo dai social, questo pure ci dispiace, perché non è giusto che in un paese piccolo come il nostro si creino. Sarà revocata quell'ordinanza? La revocata deve essere aggiornata a quando sarà completato l'intervento da parte dell'ANAS, dell'intervento programmato, che ben sappiamo tutti noi quanto ci è costato, gli impegni, tavoli tecnici, prefetto, Napoli, noi, perché l'ANAS sono organi che è facile dire che l'ANAS è colpa dell'ANAS, per fargli, diciamo, e vediamo quello a livello nazionale che succederà, autostrade, regione, Liguria, queste cose qua. Siamo riusciti comunque a avere un intervento minimo su via Napoli-Casilina, sarà completato l'intervento su via Abruzzi, la Venafrana, e poi comunque l'ordinanza sta motivata con questo ammaloramento del mando stradale che è stato ripristinato, dovremmo valutare, e stiamo valutando anche qui, da qui a quando sarà fatto l'intervento, subito dopo una rimodulazione di quella ordinanza, perché va nella giornata alle nuove esigenze, sentendo tutti, rispettando le esigenze di tutti, del paese. Noi dobbiamo ragionare a 360 gradi, non certo a 180 gradi, e questo è l'impegno nostro, la coscienza sta a posto, che non abbiamo interessi da difendere in questa vicenda. Sarà rimodulata questa la risposta alla domanda che ogni giorno qualcuno vuole pure per sapere, curiosare in questo campo che succede. Questa è una novità breve, più prossima. Abbiamo adesso le festività, una serie di festività, e auguro a tutti i cittadini, insieme a tutti gli amministratori, sono di tipo religioso, però sappiamo bene quanto sia forte il legame tra aspetto religioso, festività storiche nel nostro paese. Abbiamo Verano Patenora, San Bartolomeo, un programma organizzato dalla parrocchia abbastanza alto, così pure a Verano Scala, così pure a Marzanello, e quindi sarà un momento di aggregazione. A proposito di festività, quest'anno è mancata la festa medievale. Sindaco, come mai? Quest'anno purtroppo è mancata la festa medievale, però devo dire c'è stata una cantinarte, una manifestazione che non ci aspettavamo che avesse questo successo, ma ha avuto un successo veramente notevole, con presenza notevole di persone che dalla regione sono venute, quindi un plauso a chi ha organizzato questa cosa. La festa medievale è mancata, ahimè, perché la Prologo ha avuto problemi di difficoltà nell'organizzare. Arturino mi diceva problemi un po' di compartecipazione, un po' all'interno. Il volontariato sta sempre più in difficoltà, questa è la verità, poi, perché là si basa sul volontariato.
se anche il volontario vuole riguadagnarci qualcosina da quella giornata, diventa insostenibile economicamente. Allora questo spirito di volontariato spesso, oggi sempre più, di meno, e queste manifestazioni hanno bisogno di volontariato. Il comune può dargli come si dice, il sostegno un po' economico, il patrocinio, la disponibilità, ma il comune risorse molte non le può mettere, i soldi ci vogliono per fare queste manifestazioni. Devi essere bravo tu, con il tuo volontariato, con le tue organizzazioni, a fare in modo che i soldi che escono per far venire. Ci sarà anche quest'anno il Festival dell'Unità? Sì, sicuramente, quello è un classico, quindi già abbiamo avuto pure un bel 25.000 euro per progetto, è stato fatto, è stato già 40° posto, mi pare, tra i primi 40, è stato riconosciuto a livello regionale per queste attività culturali, sociali, ci stiamo già lavorando. Posso anticipare che ho avuto un contatto col sindaco di Teano, il nuovo sindaco Dino, il collega, per vedere di fare una cosa insieme. Questo è l'obiettivo, perché c'è quella diatriba che è sicuramente un po' antipatica e quantomeno diciamo così, parlare di un evento di cui la lettura poi siamo ai posteri ulteriori, la giusta lettura, sarebbe forse opportuno trovare in intermediazione logica che rispetta il territorio, perché il territorio, l'evento c'è stato, lasciamo stare, ripeto, il significato, chi lo può leggere di tipo A, chi di tipo Z per la storia d'Italia, però è un evento comunque, quindi ogni evento storico rappresenta un... Bisogna solo stabilire se è festa o se è lutto. Poi ognuno la può leggere così. Per noi sicuramente è l'Unità d'Italia è stato qualcosa di positivo, perché è impensabile, l'Italia è ancora divisa, divisa in regioni, è un evento storico, quindi va interpretato, va vissuto, e come tutti gli altri anni va incentivato.